Ciao a tutti, benvenuti a questo quarto video. Allora, in questo video vi voglio parlare di un altro strumento melodico armonico molto efficace, molto importante, che sono le triadi astratte, cioè le upper structural triads. Diciamo così che ad ogni accordo corrisponde una scala. All'interno di questa scala chiaramente c'è tutta una serie di conformazioni triadiche, no? Se io prendo la scala di Do maggiore, Do, Re, Mi, avrò Do, Mi, Sol, Do maggiore, Re, Fa, La, Re minore, Mi, Sol, Si, Mi minore, Fa maggiore, Sol maggiore, La minore, Si diminuito. Per questo lavoro vi consiglio di utilizzare solo le triadi maggiori e minori, quelle aumentate e diminuite, quelle soprattutto diminuite non hanno una grande efficacia, meglio maggiore e minore. Cosa vuol dire upper structure? Vuol dire, ma non solo upper structure, ma triadi estratte, cioè da questa serie di note messe a distanza di terze, quindi la scala realizzata con Do, Mi, Sol, Si, Re, Fa, La. Io se la percorro incontro Do, Mi, Sol, Do maggiore, Mi, Sol, Si, Mi minore, Sol, Si, Re, Sol maggiore, Si, Re, Fa, Re, Fa, La, ok? Alcune di queste non sono utilizzabili perché contengono la void note, cioè per esempio in Do maggiore contengono il Fa. Quindi per esempio Re Fa La non mi serve, Fa La Do non mi serve, Si Re Fa non mi serve, ma le altre Do Mi Sol, Mi Do maggiore, Mi Sol Si, Mi minore, Sol Si Re sono triadi buone, anche la Do Mi. Ok? Queste vuol dire che sono triadi estratte, cioè triadi che possono aiutarmi a descrivere l'accordo oppure a sintetizzare le tensioni dell'accordo. Voi sapete per esempio che l'accordo major 7 è anche lidio e quindi non solo ha la scala, diciamo, di Do maggiore, ma volendo ha anche questa. Sol, La, Si, Do, Si, La, scala lidia. La scala lidia non ha a void note, cioè il Fa diesis diventa una nota utilizzabile. Quindi molte più triadi avrò, quindi avrò Do maggiore, Re maggiore, Mi minore, Fa diesis diminuito che abbiamo detto è fuori gioco, Sol maggiore, La minore, Si minore. Quindi in questo caso l'accordo lidio, Do major 7 lidio, può essere espresso per esempio dalla triade di Re maggiore sopra il Do, dalla triade di Si minore sopra Do. Ok? Questo è il senso delle triadi estratte. Adesso le vedremo per alcuni tipi di accordo, poi vi faccio vedere sempre qui nel mio libro, pagina 75. Adesso non so cosa esattamente riesco ad inquadrare, mi metto qua sotto la luce, però vedete c'è la tabella con tutte le specie di accordo. Okay, major 7 e questi gradi su cui si formano le triadi maggiori, questi gradi su cui si formano le triadi minori. Ok, adesso ne faremo un po' insieme, poi potrete andarvela a guardare qui e vi farò sentire chiaramente qualche esempio suonato per relazionarlo a un suono. Ok, al di là del fatto che interessa a noi prettamente, cioè del fraseggio, della linea melodica, chiaramente sono anche uno strumento, come avete appena sentito, armonico, perché se io suono Do con sopra Re maggiore, si sente che esprimo una sonorità lidia. Se suono Sol maggiore con Do al basso, si sente che esprimo una sonorità major 7, non definisce minore o re maggiore, però è sempre una triade estratta. E questo è uno strumento anche melodico. Cosa vuol dire? Che sul mio accordo di Do major 7 io posso melodizzare pensando per esempio a Sol. Re, Sol, Si, Re, Si, Re, Si, Sol, Re, Si. Oppure con Re maggiore. In generale, cosa fa? Questo modo di suonare vi fa
esprimere con pochissime note, perché sostanzialmente utilizzate tre note all'interno del singolo accordo, vi fa toccare delle tensioni, vi insegna a suonare sulle tensioni, cosa che magari non è nel vostro vocabolario al momento. Allora, se io vi dico adesso suona Do major 7, voi suonate le note di Si minore. Ok, questo è un suono che magari non vi è così familiare e non vi verrebbe utilizzando tutto quello che avete sotto mano, di selezionare proprio quei tre suoni e creare quel tipo di sonorità. Anche qui il lavoro poi pratico è quello di memorizzare l'associazione, cioè quando io vedo un accordo major 7 quali triadi ho a disposizione e soprattutto quale vi piace di più. Qual è la vostra preferita? Quale scegliete? Perché poi non è che avete tutto sto tempo. Quindi, io per esempio, quando vedo l'accordo major 7, come faccio con la pentatonica, per esempio, uso tantissimo la triade del quinto grado, cioè vedo Do major 7, penso Sol maggiore. Perché non è così smaccatamente, non esprime il lidio, e però tocca la quinta, la settima e la nona, quindi ha già abbastanza colore. Se prendiamo, non so, gli accordi minori settima, vorrà dire che prenderò la scala dorica, re, mi fa, sol, la, si, do, re, e vedrò quali triadi funzionano all'interno di questa cosa. E vedrete che c'è re minore, mi minore, fa maggiore, sol maggiore, la minore, lasciate perdere il si diminuito e do maggiore. Qui sono tantissime, come faccio a scegliere? Allora, posso decidere di scegliere quelle che una triade che contiene, per esempio, la terza e la settima, per esempio, non so, fa maggiore su re minore, re, fa maggiore. Ok? Senza infamia e senza lode, contiene la terza e la settima, è molto descrittiva, difatti sembra effettivamente un re minore settima. È un re minore settima. Oppure posso dare un po' più colore, andare a cercare la nona, l'undicesima, per esempio con la triade di Do maggiore su re. Ok? Ed è per esempio quella una delle mie preferite. Io vedo re minore e penso Do maggiore. Questa è re minore, questa è Do maggiore. Do, mi, sol, do, mi. Do mi so so mi be bu be du li a du de te tu di ru du di ru du te du pe tu te di ru de te du de. Ok? Quindi mi ricordo, per esempio, ecco, sul major 7 il quinto grado, sul minore settima un tono sotto. Quando arrivo al dominante, e qui guarderete nella tabella, nel dominante ce ne sono tantissime di triadi. Perché? Perché il dominante non alterato non ne ha così tante, ma considerando tutte le alterazioni, cioè considerando la scala misolidia, la scala lidia dominante, la scala minore armonica, la scala semitono tono, la scala superlocrea, ci sono tantissime triadi che vengono fuori. Adesso qua prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triadi, 4 maggiori, 4 minori, eccetera, eccetera. Tantissime triadi. Allora devo decidere, io vi do adesso una dritta veloce per esempio lavorare un po'. Io quando vedo un dominante tipo sol settima, una triade che mi piace molto è quella di mi maggiore. Mi maggiore, mi sol diesis mi o mi la bemolle si, sono la tredicesima il mi, la bemolle il sol diesis, scusa, la nona bemolle il sol diesis, e la terza, quindi una triade che contiene una nota guida, cioè la terza, il si, la tredicesima e la nona bemolle, quindi molto molto ricca, molto efficace. Quando utilizzo questa triade? Quando il sol settima risolve a do maggiore. Quando risolve a do maggiore, la trovo un'ottima sonorità. Dopo vi farò degli esempi, adesso per velocizzare un po'. Un'altra che mi piace molto sul dominante non alterato è quella un tono sopra, cioè la dominante lidia, sol settima, la maggiore.
mi la mi do la mi. Ok, anche questa dopo vedremo in Is and She Lovely, le applicheremo un po'. Per alterare invece il dominante, come c'era la pentatonica del tritono, c'è anche la triade, quindi del tritono. Quindi io sono in sol settimo, uso la triade di re bemolle. Come posso usare la triade di mi bemolle, sesto grado abbassato? Eccetera eccetera. Oh, avete modo di guardare qui nella tabella, perché ci vorrebbero 2 ore solo per vederle tutte, poi non ha, insomma, lo dovete fare con calma e praticarlo. Allora passiamo alla fase pratica. Anche qui circolo delle quinte, sì va bene, ma meglio la pratica modale dell'accordo singolo e meglio le combinazioni tipo secondo quinto, quinto primo, secondo quinto primo o turn around, secondo quinto primo sesto, cioè re minore da solo, re minore sol settima do, re minore sol settima do, oppure re minore sol settima do, la minore o la settima alterato. Questi set di studio sono utilissimi. Allora vi dico quello che ho fatto io, per esempio. Allora, io all'inizio non mi ricordavo tutte queste associazioni, perché io dico, questo è figo, il suono fighissimo, però non mi ricordavo. Allora cosa facevo? Prendevo uno standard, oppure prendevo una progressione armonica e sopra le sigle standard scrivevo con la penna rossa le triadi. Immaginate quindi il mio re minore sol settima do, io scrivevo sopra il re minore tipo do maggiore. Sopra il mio sol settima scrivevo mi maggiore, sopra il do scrivevo sol, quindi sul re minore do, sul sol mi e sul do sol. Ok, questo armonicamente, ma io lo facevo melodicamente, ci studiavo. Adesso vi farò vedere. Una piccola parentesi per i pianisti e chitarristi: queste cose sono utilissime anche per costruire i voicing, ok? Quindi se i pianisti per esempio provano a, nella mano sinistra, fare terza e settima dell'accordo, cioè re minore suonato con fa e do, e mettere sopra do maggiore, poi fa si, tritono del sol settima, e sopra un bel mi maggiore, mi si terza e settima di do e sopra un bel sol, poi la settima sol do diesis e sopra un bel fa maggiore, in sequenza molto molto interessante questa cosa, anche armonicamente, ma adesso lui interessa melodicamente. Allora, step numero 1, pratica modale, un singolo accordo. Prendiamo, vediamo un po' di questi accordi che abbiamo qua su il brano Is and She Lovely. Re minore, allora io suono do maggiore, quindi 1 2 3. Do maggiore, sol settima, questo è un sol settima quinto del quinto, perché il brano è in fa. Allora suonerebbe molto bene per esempio la triade di la maggiore, mi la do mi, quindi okay.
Poi arriva il Do settima, che è il quinto grado della tonalità. Allora, qui succede una cosa simpatica perché sul Do settima potremmo suonare, come ho detto prima, per esempio Re maggiore, Se è lirio, oppure La, mettendo la nona bemolle Do diesis, il Mi la terza e La la tredicesima. E La, appena, avete visto, l'ho appena suonato sul Sol settima, quindi la triade di La in questo caso mi fa gioco per due accordi. Do settima, La maggiore. Fa major 7, abbiamo detto nel major 7 quella più standard è quella del quinto grado, quindi Do maggiore, Do mi sol. Anche qui metterò la mia base per un minuto e provo a fraseggiare con. Accordo successivo, La settima alterato. Sull'alterato abbiamo detto, posso usare la triade del tritono, cioè Mi bemolle in questo caso, o quella un tono sopra, sesto bemolle, Fa maggiore. A me piace probabilmente più Fa maggiore. Fa maggiore che note tocca? Fa, La, Do. La è la fondamentale, Fa è la diesis 5 e Do è la diesis 9. Quindi è proprio l'alterato diesis 5 e diesis 9. La settima, Fa maggiore. Do, Fa, La, Do, Fa, La, Do, Fa, Ti, Do, Re, Do. E via discorrendo. Un ultimo accordo che ci manca è il Si bemolle. Si bemolle major 7 è quarto grado. Quindi potrei, come ho fatto nell'altro video con la pentatonica, descrivere proprio l'idio suonando la triade di Do o di La minore. Do mi la Do la Do mi, oppure Do maggiore. Mi sol Do mi sol Do. Ok? Oppure suonare genericamente col quinto grado, cioè Fa maggiore. Ok? E via discorrendo. Adesso inizierò a farvi un po' di esempi in collegamento. La cosa importante è questa. Allora, chiaramente, cioè io devo avere queste triadi sotto le dita o insomma nella testa. Quindi dovrò fare un po' di pratica. Anche qui all'inizio del libro c'è tutta una serie di esercizi, volendo, ma se non avete il libro non succede niente. Allora, praticare le triadi vuol dire innanzitutto almeno un paio di ottave, cioè Do, Mi, Sol, Do. Ok? Poi dal Mi. Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Dal Sol. Ok? Oppure saltando una nota, cioè Do, Sol, Mi, Do, Sol, Mi, Do. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. Oppure saltandone due, cioè andando da Do, Do, Mi, Sol, questo è il modello. Do, Mi, Sol, Mi. Do, Sol, Mi, Sol. Ok? Quindi maggiori e minori, non è che dovete farne 2000, sono le 12 triadi maggiori e le 12 triadi minori. Questo è quello che vi serve per fare questo lavoro. Come per le pentatoniche, ho detto prima, le triadi anche nel mio modo di suonare cosa hanno introdotto? Al di là del fatto di avere la velocità di realizzazione per quanto riguarda le tensioni, influenzano anche il vocabolario ritmico, perché la triade al suo interno non ha problemi di risoluzione. Perché se io su Re minore suono Do maggiore, no. No, no, non è questo. Avete visto il video delle scale? Lì invece c'è una necessità di risoluzione interna alla battuta. Quindi è importantissimo controllare il beat, controllare le crome. Qui invece io posso suonare liberamente. Ok?
con molta libertà. Quindi amplieranno moltissimo, oltre al bagaglio armonico, il vostro vocabolario ritmico, ok? Molto molto importante. Adesso faccio dei piccoli set di studio ipotetici. Allora io prendo il mio re minore, una battuta, fo sol settima, e suonerò durante il re minore la triade di do maggiore, durante il sol settima la triade di mi. Ok? Quindi 1 2 3 4. Eccetera. Ok, non vi gasate troppo. Adesso provo a collegare sol con il do, sol settima suonando mi maggiore, do suonando sol. Quindi in realtà io sto suonando mi maggiore per una battuta, sol maggiore per una battuta. Vi invito anche a fare questa prova che io ogni tanto facevo. Se voi vi registrate da soli senza la base, guardate, scrivetevi le vostre triadi sopra la progressione di accordi, le guardate e suonate solo melodicamente collegando le triadi, cioè mi maggiore, sol, mi, sol, mi, sol. Ok? 4 bit mi e 4 sol, senza mettere gli accordi. Poi il vostro fraseggio, cioè così siete completamente concentrati sul collegamento, ci mettete sotto gli accordi. In questo caso, scusate, sol settima, do. Quindi, capito? Sentite l'efficacia di questo. Ok, quindi questo è anche questo un esercizio incredibile, incredibile per velocizzare il pensiero sulle tensioni e diciamo ritmicamente elaborare un vocabolario ritmico diverso. Adesso vi sono un piccolo esempio prima di passare a Isn't She Lovely. Per esempio, non so se conoscete il brano Blues for Alice, che è un blues, ma un blues un po' particolare, è un blues un po' elaborato di Charlie Parker. Blues for Alice, vi invito a trovarlo spartito e guardare le sigle, ok? Adesso qua vi suono un esempio che ho messo qua, sempre che io lo trovi, eccolo, tipo fa mi semi diminuito, la settima, re minore, sol settima, do minore, fa settima, si bemolle. Ok, sentite il suono di questa cosa. Thank you.
sentite in questo fraseggio quanto colore c'è, cioè triade di do su fa, triade di re su mi semi diminuito, triade di fa su la settima, triade di do su re, triade di mi su sol, triade di si bemolle su do minore, triade di re su fa, triade di fa minore sul si bemolle settima, la bemolle su si bemolle, do su mi bemolle, sol. La su do maggiore, do su fa, si bemolle su re settima, fa su sol minore, ok, quindi fantastico, vedrete quante cose nuove succederanno nel fraseggio. Adesso vi faccio gli ultimi 2-3 minuti questo esempio su Isn't She Lovely. Allora, sul re minore settima suonerò do maggiore, sul sol settima e il do settima suonerò la maggiore, abbiamo visto, sul fa major 7 suonerò do, sul la alterato suonerò fa, e così anche nella seconda riga. Sul si bemolle major 7 suonerò suonerò do maggiore, perché ho già il do maggiore venendo da fa, quindi tengo do maggiore, così sentiamo proprio che è lidio, ok? Sentite come suona questa cosa. Siamo a 90 di velocità, ok? 1 2 3. Si bemolle perché su do, fa, sus, la maggiore, do maggiore, fa, fa, do, la, si bemolle, do maggiore, fa. Mi sono gasato. Comunque avete visto che strumento incredibile dal punto di vista melodico e armonico, ok? Buon lavoro, avete insomma 4 video, adesso 4 soggetti su cui lavorare, e adesso vediamo sul prossimo cosa succederà. Grazie a tutti, ciao.